Ciao ragazzi, proseguiamo il nostro discorso sui virus respiratori e parliamo oggi della famiglia delle picornaviride. Un dettaglio che mi sono dimenticata di dirvi sui virus è che in generale molti virus si originano in Cina. In Cina spesso si ha proprio il salto di specie da virus che infettano determinate specie animali all'uomo. È anche un'importante crocevia di scambio tra virus avviene a livello di Israele. Questa è una cosa che ho saputo da pochi giorni, quindi ve la volevo dire. Può essere utile. Allora, alla famiglia delle picornaviride appartengono dei virus che sono molto piccoli, hanno una grandezza di circa 25-30 nanometri. E sono caratterizzati dall'avere un genoma a singolo filamento positivo a RNA e non segmentato, per cui il loro solo genoma è infettivo perché ha tutte le caratteristiche di un normale RNA messaggero già pronto per poter essere tradotto a livello dei ribosomi. Infatti il loro genoma viene immediatamente tradotto in una poliproteina che poi si autoscinde per poi andare a portare alla formazione delle proteine e di tutta la prole, ecco, la progenie virale. Sono sì dei virus molto piccoli, ma sono veramente robusti e resistenti, riescono a resistere anche a delle condizioni di pH estremi, come pH 3, quindi estremamente acido, pH 9, estremamente basico, tranne questo non è vero per quanto riguarda il genere dei rinovirus. Questa loro caratteristica fa sì che questi virus possano essere anche infettati per via, possono anche sopravvivere, insomma, nel tratto digerente, dell'apparato digerente. Infatti, l'infezione è un'infezione che non avviene solo per via aerogena, ma anche per via, alimentare, in particolare per contatto orofecale. A questa famiglia appartengono, diversi generi. Appartiene il genere degli enterovirus, costituito da circa 112 sierotipi diversi, al genere rinovirus, a cui appartengono 110 sierotipi diversi, genere epatovirus, a cui appartiene il virus dell'epatite A, e il genere aftovirus, a cui appartengono dei virus che causano delle infezioni di tipo epizootico, quindi causano delle zoonosi, cioè delle malattie comuni tra diverse specie, specie animali e uomo. Parliamo prima del genere dei rinovirus che causano il raffreddore. Questi virus permettono lo sviluppo di un'immunità efficiente e duratura. Il problema è che ne esistono centinaia di tipi diversi, per cui diciamo che la probabilità di prendersi un raffreddore diminuisce con l'età, perché più si va avanti con l'età, più aumenta il numero di tipi di rinovirus con cui noi siamo entrati in contatto e per cui noi abbiamo sviluppato quindi una resistenza dal punto di vista immunitario. Il raffreddore può essere definita come una infezione respiratoria acuta che rimane localizzata ed è autolimitante. Pensate che circa il 50% di tutti i raffreddori sono causati dal genere rinovirus, anche se ci sono molti altri tipi diversi di virus, nonché di batteri, che possono dare più o meno la stessa sintomatologia. L'incubazione è un'incubazione molto breve, di circa 1 o 2 giorni, e ciò che causa questo virus è un danno citocita acuto, quindi la cellula della mucosa respiratoria muore. Questa morte causa una risposta infiammatoria e sì, viene, diciamo, il danno viene circoscritto, vi si crea una vera e propria barriera antivirale grazie all'azione dell'interferon beta. Il raffreddore, oltre a essere caratterizzato dall'avere un'incubazione molto breve, è anche caratterizzato dal fatto che, al contrario dell'influenza, la sua insorgenza è un'insorgenza graduale. In più non provoca febbre, ma semplicemente starnuti, congestione nasale, può anche causare, ad esempio, sinusite, si possono avere delle complicazioni. Le complicazioni sono principalmente dovute a superinfezione batterica, come ad esempio da pneumococco, da Haemophilus influenzae, stafilococco, moraxella e altri batteri.
oltre al sinusite, si può quindi arrivare anche ad avere un'otite media acuta e altri tipi di patologie, soprattutto in soggetti sensibili che hanno già dei problemi a livello dell'apparato respiratorio. Pensate a coloro che hanno una bronchite cronica o che sono asmatici. Si può trattare con dei palliativi, quindi con degli antistaminici, degli antinfiammatori, degli anticongestionanti, dei narcotici. Per quanto riguarda il genere degli enterovirus, questi sono caratterizzati dal fatto che sono in grado di infettare diversi organi, quindi la sintomatologia è una sintomatologia molto varia. Possono causare congiuntivite emorragica, esantema cutaneo. Possono agire a livello del sistema nervoso causando meningite, encefalite, possono causare affezioni respiratorie, possono causare diarrea, epatite, problemi cardiaci, quindi pericardite, miocardite, possono causare mialgia, detta mialgia epidemica, ma la maggior parte delle volte, per fortuna, non causano nessun tipo di patologia. Come vi ho detto, la trasmissione avviene per via orofecale. Quindi il virus si replica a livello orofaringeo, poi scende nel canale alimentare, si replica a livello delle tonsille, in particolare a livello delle placche di Peyer, entra in circolo, si ha quindi una viremia transitoria e poi agisce su diversi organi di bersaglio, come appunto il sistema nervoso centrale, quindi il midollo, le meningi, il miocardio, il muscolo, la cute, qualsiasi organo. L'incubazione è un'incubazione che va da 1 a 2 settimane e la liberazione del virus avviene principalmente innanzitutto attraverso la bocca e poi successivamente anche attraverso le feci. A questo genere appartengono diversi virus, i Coxsackie virus, o meglio si dice Coxsackie, la pronuncia è Coxsackie virus, gli ecovirus e i poliovirus. I Coxsackie virus sono stati scoperti negli USA. A questi appartengono virus del gruppo A, e sono circa una ventina, e virus del gruppo B, e sono circa 6. Sono estremamente contagiosi e il contagio avviene per contatto diretto, per fomiti. Ciò che causano è febbre, nausea, dolori addominali, dolori muscolari, mal di gola, congiuntivite emorragica. Lo sviluppo di vesciche rosse estremamente dolorose, soprattutto a livello delle mani, dei piedi e della bocca. Poi causano l'erpangina, cioè una faringite vescicolare, pleurodinia, cioè dolori muscolari soprattutto a livello toracico con degli spasmi estremamente dolorosi, meningite, encefalite, miocardite e anche sintomi epatici. Sono inoltre implicati nella eziologia del diabete giovanile insulino dipendente. Questo perché vi è una somiglianza antigenica tra le proteine delle cellule pancreatiche e gli antigeni virali, per cui gli anticorpi, nel momento in cui allestiscono una risposta immunitaria, vanno ad agire sì contro il virus, ma anche contro le cellule pancreatiche. Al genere degli ecovirus appartengono dei virus che sono ubiquitari e sono molto infettivi. Ecovirus sta per Enteric Orphan Virus, cioè virus orfani di malattia. Normalmente non danno malattia, ma possono causare delle sindromi febbrili, possono causare ad esempio anche patologie più complicate come meningite asettica, encefalite, esantemi cutanei, problemi respiratori e miocardici. E sono colpiti soprattutto, ahimè, i bambini, i neonati. Al genere dei poliovirus, invece, appartengono quei virus che colpiscono soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni e causano, una malattia che tutti conoscete, che viene chiamata poliomielite, o paralisi infantile. È una malattia che è endemica in alcuni paesi, in particolare India, Nigeria, Pakistan, Afghanistan. E purtroppo in questi paesi non esiste la vaccinazione. Ci sono tre tipi antigenici principali che sono Brunhilde, Lansing e Leon. L'uomo è l'unico ospite naturale di questi virus e questa malattia si è anche estesa non soltanto ai paesi sottosviluppati, ma anche quelli che noi chiamiamo paesi civilizzati, industrializzati. Nel XX secolo, quando si è avuto l'inurbamento, quindi
associato poi al fatto che si è verificata una diminuzione della durata dell'allattamento. Noi sappiamo che tramite l'allattamento vengono trasmesse le cellule immunitarie, alcune cellule immunitarie dalla madre al figlio. Quindi un inurbamento più abbassamento del tempo di allattamento, in più un miglioramento dell'igiene, anche se non completo, ha fatto sì che quindi le persone, i bambini, si trovassero ad essere più indeboliti. Esistono dei vaccini, due tipi, il vaccino di Salk con il virus ucciso e il vaccino di Sabin con il virus attenuato. La poliomielite è caratterizzata da paralisi, soprattutto a livello che inizia a livello degli arti, ma poi si espande in tutto il corpo, quindi solitamente si ha morte per paralisi respiratoria. Infatti, un tempo, quando non esisteva il vaccino, i bambini venivano fatti vivere all'interno di macchinari enormi in cui dovevano stare sdraiati, non si potevano muovere, usciva soltanto la loro testa da questi macchinari. Questi macchinari prendevano il nome di polmone artificiale. Ci sono persone che hanno vissuto per diversi anni all'interno di questi macchinari. È un virus neurotropo, quindi ha una tossicità selettiva nei confronti del sistema nervoso. La sintomatologia si manifesta dopo una settimana dall'infezione, ma può arrivare da una settimana anche a un mese, dipendentemente dal carico virale. Il contagio avviene sempre per via orofecale, si ha quindi poi viremia transitoria, il virus raggiunge il sistema nervoso, in particolare il midollo spinale, ma anche il cervello, e in modo particolare i motoneuroni, soprattutto degli arti inferiori, perché sono quelli più vicini dal momento che il virus arriva al tratto gastroenterico spesso. Quindi cosa fa? Si può avere un'infezione acuta per proprio morte dei neuroni, quindi degenerazione del nervo. Si può avere spesso infezione subclinica e quindi si possono avere delle. Allora, al 98% l'infezione appunto è subclinica, quindi non si manifesta quasi nessun sintomo. All'1% la malattia invece si sviluppa in maniera grave, al 5% si sviluppano invece delle forme di malattia lievi, simili influenzali, con una guarigione entro pochi giorni. In più si può sviluppare anche la cosiddetta sindrome post-polio, anche dopo diversi anni, dovuta all'atrofizzazione dei muscoli, perché i muscoli non innervati vanno incontro ad atrofia e quindi ci sono una serie di conseguenze che si hanno in seguito all'atrofizzazione di un muscolo. Ok, la prossima lezione vi parlerò della famiglia delle togaviride. Spero di non avervi annoiato e che questa lezione sia stata una lezione utile e interessante. Ciao!